Bentornati e benvenuti in questo nuovo video di Italiano in 7 minuti o in questo nuovo episodio di Italiano in 7 minuti per coloro che ci seguono dal podcast. Infatti, oggi questa diversa e sofisticatissima strumentazione è stata preparata per permettere la registrazione del primo episodio del podcast di Italiano in 7 minuti. Come sempre, l'obiettivo è quello di creare dei video o comunque dei contenuti per gli studenti della lingua italiana. Visto che nell'ultimo video avete apprezzato le 20 parole correlate al mondo del lavoro e vi è piaciuto il fatto che ci fosse una specie di vocabolario e quindi ci fosse la traduzione di queste parole, oggi ho deciso di portare sul canale o sul podcast 10 frasi di persone famose italiane in italiano. La traduzione di alcune parole comparirà nel video, mentre per chi ci segue da podcast potrete trovare la trascrizione del podcast nella descrizione. Spero. Ho deciso di fare questo video sulle citazioni perché le citazioni o le frasi in generale sono una piccola pillola di saggezza istantanea, no? È abbastanza immediata, quindi può essere utile a qualcuno e magari ognuno può trovare da una citazione il senso che vuole. Spero che i riferimenti siano giusti, ovvero che il nome che riporto a fianco alla citazione sia corretto, anche se di solito quella stessa frase è già stata detta da qualcun altro in passato. Di solito i filosofi hanno già detto tutto e quindi tutto quello che viene detto dopo è solo una ripetizione con parole diverse della stessa frase detta nel passato. Bisogna fare in modo che ogni italiano trovi un posto di lavoro in Italia. Sandro Pertini. Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te. Questa è una frase di Totò che significa: mi auguri del bene? Allora te lo auguro anch'io. Mi auguri del male? Allora te lo auguro anch'io. Però quello che io ti auguro è il doppio di quello che tu mi stai augurando. Non basta avere ragione. Bisogna avere anche qualcuno che te la dia. Andreotti. Questa frase è una frase molto famosa che significa che non basta avere ragione nella tua testa, non basta pensare di avere ragione, è necessario anche che qualcuno vi dia ragione. La libertà di parola senza la libertà di diffusione è come un pesciolino dorato in una vaschetta sferica. Questa è una frase di Ezra Pound, che è nato negli Stati Uniti ma ha vissuto gran parte della sua vita in Italia. Quindi so che non è un personaggio completamente italiano, ma concedetemi questo statunitense all'interno di questa lista di frasi pronunciate da personaggi italiani. Chi poco pensa, molto erra, Leonardo da Vinci. Ovvero, chi pensa per poco tempo sbaglierà molte volte. Errare, errerà, erra. Terza persona singolare del verbo errare. È un verbo che non usiamo spesso, di solito usiamo sbagliare. Quindi Leonardo da Vinci poteva benissimo dire: chi poco pensa, molto sbaglia. Assai acquista chi perdendo impara. Michelangelo. Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. San Francesco.
per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre. Questa è una frase di Aldo Moro, che è stato un politico e giurista italiano. Le mosche non riposano mai, perché la merda è davvero tanta. Alda Merini. Questa è una frase che si riferisce al fatto che le mosche mangino la cacca, quindi hanno molto lavoro da fare poiché c'è molta cacca in giro. Gli italiani sono buoni a nulla ma capaci di tutto. Leo Longanesi. Spero che questo video vi sia stato utile per migliorare la vostra conoscenza dell'italiano o eventualmente per avere un'occasione di ascolto della lingua italiana. Fatemi sapere nei commenti se avete preferito una frase piuttosto che un'altra e fatemi sapere se preferite gli episodi di Italiano in 7 minuti tramite la piattaforma di YouTube oppure sul podcast. Il link per il podcast lo troverete nella descrizione oppure nei commenti, deciderò in seguito. E ci vediamo alla prossima. Come sempre, grazie per il sostegno che mi dimostrate, è un piacere. Ve l'ho già detto nello scorso video, vi auguro un buon inizio dell'anno, ma dato che oggi è ancora 10 gennaio, ve lo riauguro, quindi ne approfitto per augurarvi nuovamente un buon inizio dell'anno. Ciao!